Mario, è stata una partita particolare, un primo tempo piuttosto bloccato con poche occasioni da gol, poi nella ripresa siete riusciti a sbloccarla, nel finale cos'è mancato? Perché fino a quel momento non avevate subito tantissimo. No, come hai detto tu, il primo tempo è stato molto equilibrato, la terza partita nella settimana è sempre particolare, diciamo, c'è poca brillantezza più che fisica, proprio mentale, quindi due squadre molto attente, c'è stato poco spazio per lo spettacolo, ma sapevamo che sarebbe stato così e sapevamo che nel secondo tempo saremmo usciti bene, infatti è stato così, abbiamo avuto l'occasione di Nicola, poi il rigore e nel finale probabilmente sono cose che purtroppo possono succedere, però penso che chiudiamo comunque una settimana positiva. Infatti in Serie B bisogna sempre continuare a fare punti, voi ne avete conquistati 5 in 3 gare dopo 3 sconfitte consecutive, certo è che c'è un po' di amarezza perché questa era una grande occasione per restare nelle parti altissime della classifica. Sì, è chiaro che quando subisci un pareggio rimonta sembra sempre un punto, due punti persi più che uno guadagnato, però abbiamo visto la classifica, il campionato è di un equilibrio incredibile, la classifica è cortissima, quindi ci prendiamo questo punto e ci prepariamo bene per venerdì per chiudere questo mese prima della pausa delle nazionali nel modo migliore. Ormai sei diventato grande protagonista nel centrocampo dell'Ascoli, sia da mezzala sinistra, oggi anche da regista. Avete trovato la quadratura del cerchio lì in mezzo? Io sicuramente sono contento di questa continuità che ho avuto in queste 3 partite e della fiducia che cerco di ripagare in campo, però sinceramente oggi io non posso essere contento della mia prestazione, non lo sono, quindi devo migliorare molto sia in questo ruolo che da mezzala, però chiaramente fanno piacere i minuti. Tu continui a preferire il ruolo da regista? Ma io penso che di avere determinate caratteristiche, poi che io giochi qualche metro più al centro, qualche metro più a sinistra, cerco sempre di fare un certo tipo di gioco con le mie caratteristiche, quindi il ruolo veramente non importa. L'ultima brevemente da compagno, non è stato bello quello che è successo tra Ninkovic e Da Cruz, DS Tesoro ha detto poco fa che prenderà dei provvedimenti. Ma io lascio questa cosa alla società, sinceramente non so che dire, anche dal campo è stato per me difficile capire bene cosa stesse succedendo, quindi se la società prenderà provvedimenti saranno fatti insomma dalla società, noi come spogliatoio risolviamo le cose tra di noi sicuramente.